Questa mattina sciopero generale nel capoluogo di regione. Le federazioni di categoria FAI, CISL, FLAI, CGL e UILA, UIL unite per chiedere una programmazione annuale pluriennale del settore che valorizzi le zone interne, con particolare riferimento al dissesto idrogeologico, la garanzia dei finanziamenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei turnover ed il rispetto della contrattazione nazionale e regionale dei forestali. Circa 7.000, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo, partito da Piazza Monsignor Fiorentino e conclusosi nella centralissima Piazza Prefettura, con un comizio al quale ha partecipato tra gli altri il segretario generale nazionale della FAI CISL Augusto Cianfoni, che in rappresentanza anche delle segreterie regionali della FLAI CGL e della UILA UIL ha ribadito l'importanza e le ragioni dello sciopero nazionale e regionale del mondo agricolo. Questa giornata è una giornata di protesta nazionale, ma anche vuole essere una giornata di proposta. La nostra democrazia non si sviluppa nelle piazze, ma le piazze sono il sostegno ai tavoli del confronto che vogliamo aprire, tenere aperti a livello nazionale con il governo nazionale, con il presidente Monti e col ministro Fornero e col ministro dell'economia. E ai livelli regionali vogliamo esercitare il diritto di proposta con le giunte regionali. Qui specificamente in Calabria aspettiamo da troppi anni di avere di fronte una regione capace di programmare un nuovo sviluppo della Calabria, e la forestazione è sicuramente uno degli ambiti in cui l'economia di questa regione può rianimarsi. Per dare nuova economia alle popolazioni montane, nuovo lavoro ai lavoratori forestali. Siamo stufi che in Italia si spendano ogni anno miliardi di euro nella ricostruzione dopo le alluvioni, dopo le frane e dopo gli incendi boschivi estivi. Vogliamo che la politica passi finalmente da una logica della spesa tutta protesa al clientelismo e spesso anche alla corruzione ad una politica di pianificazione e di investimenti. Questo è il senso di questa giornata, che accomuna ben sette categorie di lavoratori, dagli operai forestali agli operai agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica, ai lavoratori delle associazioni allevatori fino ai dipendenti del Corpo Forestale dello Stato. Questa piazza di Catanzaro, unita idealmente a piazze altrettanto importanti come Napoli, Bari e Catania e tutte le altre province d'Italia, deve essere il punto di partenza, uno spartiacque tra le tante delusioni vissute in questi anni, i tanti inganni e finalmente un rapporto con la politica nel segno della democrazia partecipata più credibile di quanto sia stato fino ad oggi. Tanti i disagi e le difficoltà denunciati, nonché l'incertezza nella copertura finanziaria che rischia di bloccare l'attività di forestazione, con conseguenti rischi occupazionali per circa 8.500 lavoratori e per le loro famiglie. Abbiamo sentito sul punto il segretario regionale della FAI CISL, Giuseppe Gualtieri. Questo è il secondo sciopero che noi facciamo dopo quella famosa legge del 2007, legge 9, che praticamente portò alle complicazioni del settore della forestazione. Noi oggi ci troviamo in questa piazza appunto perché riteniamo che la giunta regionale non abbia ancora trovato una riforma per poter valorizzare questo settore che per noi è prioritario all'interno dell'economia calabrese. Noi oltre a questo abbiamo un altro problema e qui non vediamo nessun raggio di sole da parte della giunta regionale, che è quello di trovare la copertura finanziaria per arrivare alla fine dell'anno. Oltre a questo noi riteniamo che la giunta regionale si dovrà coordinare con altri dipartimenti quali l'ambiente, le opere pubbliche, il turismo e il lavoro, per trovare i mezzi necessari per trovare nuova occupazione in questa Calabria. Alla politica e alle autorità regionali competenti è richiesto un maggiore impegno per avviare un percorso che garantisca certezza per il presente ed il futuro dei lavoratori ed una maggiore organizzazione per il rilancio del settore. Ai nostri microfoni il segretario generale FLAI CGL Calabria Santino.
Bettino Aiello ed il segretario regionale FLAI CGL Massimo Covello. Quanto la certezza del futuro di questo settore è una certezza che darà e dovrà dare certezza alla Calabria intera, perché senza l'opera dei lavoratori forestali in Calabria assisteremmo al degrado più completo, e i fatti di questi giorni, di quest'inverno lo dimostrano. C'è l'abbandono dei boschi, l'abbandono delle aree interne, le opere che non vengono più realizzate dai lavoratori forestali, che non vengono utilizzati ai loro compiti istituzionali, portano inevitabilmente al degrado. E per una terra come la Calabria, che ha ad alto rischio idrogeologico, è chiaro che i rischi aumentano. La piattaforma di FLAI Fisbeguila regionale è una piattaforma che, come veniva detto, guarda soprattutto a un nuovo ruolo, a un rilancio del settore nella difesa del suolo, nella valorizzazione produttiva della forestazione, nell'assetto idrogeologico di questa regione. Non c'è futuro per la Calabria senza i lavoratori forestali, non c'è futuro per la Calabria senza il recupero delle aree interne. Allo sciopero ha partecipato inoltre il segretario generale della UIL Calabria, Roberto Castagna, che ha ribadito l'importanza del settore agricolo e forestale anche nell'ottica dello sviluppo regionale. Un grande sciopero di massa dei lavoratori forestali che vuole denunciare gli sprechi e le clientele, le vecchie e le nuove, che si stanno ancora perpetrando verso questo settore. Non ci limitiamo a denunciare, vogliamo anche fare delle proposte, le proposte di rilancio di questo settore. Questo è un settore non solo che può mantenere l'attuale occupazione, ma può aprire veramente ai giovani diplomati e laureati in Calabria, ma per centinaia di posti di lavoro. Quindi può essere veramente una sorta di miniera, di svolta, nel rilancio e nella crescita di questa regione.